Dove sta Ornella? C'è Ornella col barino. E basta? Altre due persone? Io sono in quattro. La
Agile Duck International ha voluto dedicare a Giancarlo Bornigia. E ho un grande ringraziamento anche per questa serata alla dolce, dolcissima moglie Lucia, che ha preso in mano le redini di questa grande attività, di questo grande locale che diciamo è il più famoso di Roma. Insieme al figlio Gabriele stanno veramente percorrendo la stessa strada di Giancarlo. Il maestro è stato grande e quindi sarà grande, ed è grande anche Lucia ed è grande anche Gabriele. Quindi un grande applauso anche per loro. Quindi quest'anno il premio è proprio Premio Arte Giancarlo Bornigia 2013, in suo onore, con il nostro, il vostro grande affetto. Quindi un caro saluto International, Bruno Chirizzi. Buonasera a tutti. Allora, io ringrazio i tanti ospiti qui presenti. Allora, vorrei qui il dottor Vittorio Esposito, nostra dottoressa Mara Ferloni, che anche lei ci segue con tanto affetto dal 1992. Mara è una grande giornalista, anche lei scrive su testate giornalistiche, difatti è direttrice dell'AGES, vero? Sì, per cui per me è un onore avere un ricordo tangibile, quello che ho nel cuore mi rimane nel cuore, però visivamente io vi ringrazio perché sarà presente sempre. Grazie. Sì, grazie a voi. Allora, visto che parliamo di arte e dobbiamo premiare degli artisti, e per questo vi ho chiamato e vorrei anche il vostro aiuto. Per Roberta Correnti, un amante dell'arte, un'estimatrice dell'arte, che è la signora Rossanna Lucarelli. Rossana, il premio di Roberta Correnti. Grazie Rossana. Adesso c'è un grande, un artista particolare, e potrete ammirarlo, che è l'ultimo quadro sulla mia sinistra. E Antonio Cremonese. Il premio glielo consegnasse dottoressa Mara Ferloni. Mi scanso. Ha un piedistallo, ma adesso sta in una bella confezione, lasciamola così. Grazie Antonio. Continuiamo. Un artista particolare, non soltanto una pittrice, ma anche una scrittrice. Marisa Di Bartolo, grande artista, pittrice e scrittrice. Dalla pittura particolare, la foto. Prego di qua. Rita, complimenti. Allora, facciamo consegnare il premio dal presidente Bruno Chirizzi. Ciao Rita. Continuiamo. Adesso c'è un pittore che penso che conoscete già. È un pittore che dipinge sulla pelle, quindi chiamiamo Renato Elisei. Voi premi a Mara Ferloni, fai vedere una cosa di fotografi. Ornella Mancini, il suo capolavoro, questa bellissima natura morta. Andiamo avanti.
Mario Paradisi. Vieni Ciccio, per quale motivo? Ciao caro, io a prescindere adesso voglio la tua collaborazione. Poi noi sapevamo, grazie, noi sapevamo che doveva intervenire anche Giuca Scasella. Poi è stato impegnato, anzi si scusa perché ci teneva moltissimo ad avere il premio, però aveva un impegno e non ce l'ha fatta venire. E quindi vorrei che lo ritirassi tu per lui. Molto piacere. Ok, Bruno, vuoi dare? Non andare via, perché io vorrei chiamare per te Antonello De Pietro. Il direttore di Italy Media, praticamente sui media ormai è come se fosse a casa sua. Uno dei primi giornali su internet, praticamente. Abbiamo creato questo portale di informazione nel 2001 e ricordo che tutti erano poi agli albori di internet. Io dicevo, guardate che lì è il futuro. È il piacere futuro. Che lei consegni il. Ne sono onorato perché devo dire che lui ha previsto il futuro di adesso con 10 anni di anticipo, credo che meriti applauso, anche perché adesso ormai, come diceva lui, su internet trovi tutto, non c'è pubblicità e hai soprattutto una grande libertà di poter esprimere quello che pensi e non c'è censura, speriamo che non ci sia censura, non come in Cina che hanno vietato i Google, hanno vietato l'internet per non far capire che cosa succede nel mondo. Quindi grazie Antonello, mi sento onorato di questo. Apro, mi prende lei, che vuoi da me? Mi è colpa tua, è colpa mia. Allora. Uno sguardo anche di qua? Perché? Bel sorriso. Che me dai? Che bello, che cos'è? Instagram. Gilda International. Poi devi fare una cosa, quando scendi queste scale fai il giro della sala e la fai vedere a tutti. Signori, grazie a tutti, adesso tocca anche agli altri, perché dai, a chi tocca? A me no. Io vorrei chiamare qui una persona che in questo momento non se l'aspetta, Giancarlo Siralesi, consegna. E poi, con tanto rispetto, con tanto amore, il nostro affetto, vorrei qui il direttore del Gilda, Antoine Amato. Antoine Amato, il direttore del Gilda. Grazie al prossimo anno e un grazie anche alla riuscita, spero, della serata e un grande applauso per Giancarlo Cordigia. Vuoi salutare? Una bella serata, soprattutto ecco, è importante che le persone siano ricordate così, con gioia, come sono state, con gentilezza, con gioia, con la cortesia che distingueva Giancarlo Cordigia e anche con la grande cortesia e con l'affetto con cui fanno le cose e l'esperienza e la capacità di Pina Di Tano e Bruno Chirizzi. Grazie.
Ho avuto la fortuna di conoscere Giancarlo Bornigia alla fine degli anni 50, quando iniziava l'avventura del Piper, quando per lui era l'inizio. Mi fa veramente piacere che il Gilda International ha voluto ricordare Giancarlo con una serata di cultura. La musica qui c'è, ci sarà sempre e speriamo che continui ad esserci anche la cultura. Grazie a tutti. Vuoi ringraziare? Grazie a tutti per la presenza, al prossimo anno. Ragazzi, non vi muovete che adesso c'è il taglio della torta, quindi alla prossima manifestazione. Buonasera a tutti, ringrazio le targhe da soli. Ho fatto stare in piedi queste due persone, le ho chiamate le mie colonne, non gli ho dato il premio. Quindi, a Mara Ferloni, fotografie, su! La targa a Vittorio Esposito, sempre per la loro attività giornalistica.